Ciao a tutti ragazzi, Belani, e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di Dead by Daylight. Benissimo, oggi ho deciso di portarvi il Mandriano e premetto che non è un killer che io uso bene, anzi lo uso anche piuttosto male. Però visto che ho portato quelli che so usare, è giusto che vi faccio vedere anche un minimo altri killer, ma giusto per farvi vedere appunto come funziona, come in teoria andrebbe usato. Allora, come funziona il Mandriano? Innanzitutto andiamo a leggere la sua descrizione che è molto breve. Lui ha la motosega. Tieni premuto il pulsante del potere per iniziare uno sprint con la motosega. I sopravvissuti colpiti durante questo sprint finiscono in fin di vita. Appunto, con la motosega possiamo abbatterli con un colpo. E la motosega appunto serve anche per percorrere grandi distanze nella mappa, no? Per andare da un gen all'altro, per mettere pressione e così via. Non siete ovviamente obbligati a usarla per abbatterli con un colpo se fate fatica a colpirli. Anche perché non è così facile colpirli, ragazzi, nel senso, vi faccio vedere qua nella descrizione, mi dà, no, perdonatemi. Il killer lo dà a difficoltà facile. Non sono assolutamente d'accordo. Guardate, difficoltà facile. Non è vero, che sia così facile da usare, secondo me, cioè è molto più facile da legione. Sarà che c'ho più la mano, il maiale, e loro però sono difficoltà intermedia. Invece per me sono abbastanza semplici da usare. Sì, la legione avete già visto, è scomodo se mancava di missate il colpo, però è più facile colpire con la frenesia brutale piuttosto che con la motosega del Mandriano, per intenderci. Che ci sta perché, vabbè, colpire con la motosega vuol dire mandare in fin di vita appunto il sopravvissuto. Continuiamo la descrizione qua. Ogni azione compiuta con la motosega, accenderla, mandarla su di giri o usare lo sprint, riempie la barra di surriscaldamento. Una volta riempita la barra di surriscaldamento, non sarà possibile usare la motosega finché non si sarà completamente raffreddata. Ecco, quindi consiglio di non farla surriscaldare semplicemente, di smettere di usarla prima del surriscaldamento. Lo sprint con la motosega non viene interrotto dal surriscaldamento. La barra di surriscaldamento diminuisce quando non usi la motosega. Allora, come vedete, sono messo maluccio con lui come competenze non ho un granché, cioè ho intervento corrotto al primo livello che blocca i generatori solo per 80 secondi ed è veramente poco. 1 minuto e 20 invece che 2 minuti, a livello massimo ve li blocca per 120 secondi, quindi 2 minuti. Ho rovina, ma non ho immortale da mettere per poterlo sfruttare qualora me lo facessero scoppiare, quindi si va a trasferire. E quindi vabbè. Probabilmente farò una partita pietosa, mi impegnerò comunque, vediamo come va. Macellaio approssimativo può essere utile. Sai dove colpire per farli sanguinare. Le ferite inflitte dagli attacchi di base a segno causano gli effetti di lacerazione ed emorragia. Emorragia aumenta considerevolmente la frequenza di sanguinamento del sopravvissuto. Emorragia causata da macellaio approssimativo viene rimossa quando il sopravvissuto guarisce completamente. Se non sbaglio, appunto, ci mettono un po' di più a curarsi con. Dopo che li avete colpiti con macellaio approssimativo. Vabbè, discordia c'ho con lui, almeno per vedere dove lavorano. Poi c'ho questo, che non ho mai provato e deve essere molto forte come add-on, come accessorio. Dopo aver usato lo scatto con la motosega per 2 secondi, applica l'effetto di impercettibile fino al termine dello scatto con la motosega. Quindi appunto non sentono il raggio di terrore. Però mi viene il dubbio, è vero? Sono impercettibile, quindi non si sente neanche la motosega in teoria, il rumore della motosega. A differenza invece di questo, ragazzi, vedete, la motosega non emette alcun suono per i sopravvissuti fuori dal raggio di terrore. Quindi non si sente, ma appena entrano nel vostro raggio di terrore, sentono la motosega. Questo invece non dovrebbero sentirla. E in più ci ho messo questo, aumenta del 44% la velocità di rotazione dello scatto con la motosega, quindi come gira, no? È più facile girare, sterzare. Aumenta però, attenzione ragazzi, del 28% il tempo di recupero dopo aver colpito un oggetto con la motosega. Perché se andiamo contro un pallet, vabbè, in teoria lo rompe, contro un muro, contro una roccia, si stordisce. Già di base, ecco, con questo, se colpiamo un muro così via, rimaniamo storditi di più, eh? Allora, io direi di iniziare subito una partita e vedere se riesco a usarlo. Allora, diciamo che il gioco principale ovviamente del Mandriano è palese che sia quello di cercare di abbattere i sopravvissuti con la motosega. Però, ripeto, se vedete che non ce la fate e avete bisogno di allenamento, le partite le potete giocare tranquillamente colpendoli con la
con l'arma base, questa, no? E semplicemente sfruttare la motosega appunto per spostarvi velocemente sulla mappa. Ripeto, non è facile colpirli con la motosega, perché se partite in scatto ve la evitano al 99%, perché loro vanno a destra o a sinistra e voi magari non riuscite a sterzare bene. Infatti la motosega sostanzialmente è bene usarla quando siete vicino a loro e cercare appunto di capire che movimenti fanno e colpirli. Adesso vediamo una, massimo due partite, eh. Anche perché, ripeto, poi conciato così come sono con le competenze non farò molto. Oddio, potrei provare a vedere se magari riesco a sbloccare intervento corrotto di livello 2, però... Oh, che culo. Meglio che niente, ragazzi. Vedete, invece con 80 secondi 100. Quindi già così è un po' più buono. Però è sempre meglio averlo subito a livello massimo, intervento corrotto, così anche come gli altri perk, le altre competenze, meglio averli tutti al 3. Ovviamente io usandolo poco, il mandriano, veramente poca roba con lui, vedete. Cioè, non lo uso quasi mai, a dire il vero. Cioè, però mi sto rompendo i coglioni, eh. Se non la trova, ragazzi, metto il crossplay. Eventualmente, se vi state annoiando, vabbè, andate avanti a quando inizierò la partita poi col video. Vai, ragazzi, mettiamo crossplay perché mi sono rotto. Ah, vabbè, che pira, non vi ho fatto vedere le sue competenze, perdonatemi, che vabbè, resistente e comodo, perché riduce la durata degli stordimenti causati dai bancali del 40%. È molto comodo in combo con... come si chiama quel perk là, cazzo? Quello dello spirito, non mi viene il nome. Oh, cazzo, perdonatemi che lo vado a vedere. È molto comodo in combo con questo, furia dello spirito. Ogni bancale che rompi amplifica la collera dell'entità. Dopo aver spaccato 4 bancali, che in realtà a livello massimo sono 2 bancali da spaccare, la prossima volta che vieni stordito da un bancale, l'entità lo spaccherà all'istante. Quindi è buono in combo perché se abbiamo resistente, appunto, veniamo sì storditi, però se ci attiva furia dello spirito, si spacca subito il bancale e poco dopo potremo prendere il sopravvissuto con la nostra arma. Però quando lo sanno, che poi lo capiscono, ragazzi, li tirano prima i pallet e quindi non riuscite a fare sto giochetto. Quindi una combinazione che non è poi così buona, ecco, sì, può andare bene, ma non è sto granché, ecco. Allora, torniamo sul mandriano e cerchiamo la partita. Ah, poi ha resistente alla luce, che è ottimo, appunto, ve l'ho già spiegato, e mastro ferraio. Quando i progressi di riparazione di un generatore raggiungono un totale di 70%, viene riprodotta una notifica sonora e ricevi l'effetto di impercettibile per 12 secondi. Quindi, notifica sonora, sappiamo dove il gen in teoria che stanno per finire, ma non è detto che facciamo in tempo ad andarla prima che lo finiscano. Ad esempio, se ci stanno lavorando in 3, è difficile che riusciamo a arrivarli prima che lo finiscano. Poi dipende anche dove è il gen, quanto è lontano, che killer stiamo usando, insomma, dipende da una marea di fattori. Però Mastro Ferraio non è male come competenza. Tanti lo usano col mandriano. Io non volevo giocare col crossplay. Vabbè. Quindi vi ripeto, ragazzi, se vedete che non siete, che non riuscite a colpire i sopravvissuti con la motosega, senza problemi li colpite con l'arma primaria. Ovvio che è meglio riuscire a imparare a usare la motosega e colpirli con quella, quello palese, vabbè. Ecco, una mappa un po' del cazzo per i mandriani, secondo me, la tenuta Yamaoka. Perché poi hanno anche tante erbetta dove si nascondono, così via, un po' un casino.
Vediamo un po'. Ecco, una cosa che non mi piace, tipo avete presente quella cacciatrice? Quando alzate l'accetta, se premete poi, mi sembra il tasto R2, mette via l'accetta. Con la motosega non si può fare, dovete aspettare che si scarica la barra che avete accumulato per lo sprint, no? Non potete schiacciare R2 e metterla via subito, ora vi faccio vedere. Sperando che la partita non carichi, ok. Vi faccio subito vedere, guardate. Vedete? Guardate la barra. Se io premo R2, non fa niente, devo aspettare per forza che si scarica prima che la metta via. E fa perdere un po' di tempo. Comunque, scatto. Stavo andando addosso alla roccia, per quello ho frenato, ragazzi. Cazzo, buono, lo stavo per prendere. Ok, bravo. Una qua sopra. Vedete che non è facile? Ora l'ho preso, ragazzi, ma vi assicuro che non è facile. Non è facile colpirli con la motosega perché iniziano a fare destra e sinistra e vi impappinano la visuale. Ce n'era una qua sopra comunque, vediamo se è così stupida ad essere rimasta sopra. E poi una volta che avete scattato con la motosega, basta, o andate a vuoto o li colpite. Una volta che carica, scatta. La barra di surriscaldamento è quella lì rossa che potete vedere in basso a sinistra. Ma vaffanculo. Vedete quanto rimane stordito? Vabbè, quello è il decisive, ragazzi, probabilmente. Vediamo. Camperare non serve, avete visto? Ha camperato e l'ho fregata. Dov'è che è andata qua? Buono, 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 devo dire, ragazzi. Però ripeto, non sono troppo bravo a usarla la motosega. Questa innanzitutto la appendiamo qua sotto. Devo fare in tempo a tornare dall'altro, ma non faccio in tempo. Si è alzato. Buono. Vediamo se riesco a prenderlo. No, non ti ho visto, ma va. Potrebbe avere ancora colpo decisivo, eh. No, che culo. Mi andranno a sganciare quella nel basement, sicuramente. Infatti, torniamo subito là, vediamo. Non era previsto, però mi sono schiantato. Dici che è rimasta nel basement l'altra? Ok, allora una è scesa, vediamo. Dov'è che è andata? Tannelliamo lui, ragazzi. Ok, l'hanno sganciato, potrebbe avere colpo decisivo, magari prima gli era scaduta. No. Di solito non tannello, ma sono consapevole che il mandriano non lo uso bene e quindi devo per forza tannellare. Vedete, a volte si mettono qua e non li vedete più, magari. Oh, buongiorno. Vedete, poi hanno le finestre. In questo caso, ragazzi, con le finestre così, piuttosto li colpiamo. Vediamo se riesco. No, vedete. Non è facile usare la motosega.
Dov'è che è andata? Andiamo al Gemba. No. Vediamo se c'è qualcuno qua, non mi sembra. Qua. Vediamo dove va. Sicuramente avrà un pallet, qualcosa qua. Vedete? È parecchio difficile da usare. No, brava, non ha camperato il pallet, questa è brava. Devo provare a usarla, altrimenti. No! Ne, io non la so usarla, la uso male, cazzo. Vedete che camperà il pallet? Facciamo così, va. Cioè, d'altronde per imparare a usarla, ragazzi, la dovete usare, perché altrimenti. Se non la usate non imparerete mai. Oh, c'è il basement qua. Prendiamolo nel basement, va. Quindi sforzatevi di imparare a usarla, sbagliate piuttosto. Ok. D'altronde se non la usate, non si può imparare, no? Ma hanno finito il gen, cazzo. È sopra, mi sa. Qua sopra, dove? Dite che è andata nell'armadietto? Non credo, dai. È qua, l'ho vista. Buono. Gancio qua. Andiamo a vedere là che hanno sganciato al basement. Poi lasciate L2, lo scatto termina. Vaffanculo, non mi dovevo schiantare però. Ok, buongiorno. Ok, vediamo un attimo come va. Ok, salta di lì. Però in questo caso non è stata una buona mossa, perché adesso la prendo. Vedete. Vedete, fermo la motosega e continuo l'inseguimento con la mazza. Buongiorno signorina. Brava. Questa è bravina, devo dire. Cioè, non hanno salvato? Vabbè. Cioè, è un gran bel killer se lo sapete usare. Indubbiamente, quando imparate a usare bene la motosega, poi. Con questo killer si fanno delle belle partite. Poi vabbè, è molto veloce. Di sicuro ha un bel controllo della mappa, indubbiamente. L'altro è codardo, non è andato a salvare, vediamo se va a salvare adesso. Io ci scommetto che questo la fa morire. Io non sto camperando, eh. Ha tutto il tempo per andare a salvarla. Ha tutto il tempo di sto mondo, guardate. Oh! Forse va a salvarla. Ok. Vediamo.
Tempo prezioso, ma fa niente, andiamo a prendere l'altra. Vediamo una cosa. Eccola lì l'altra. Qua è andata, vedete? Qua c'è il pallet e un po' di roba. Adesso la prendiamo con finestra. Fate fuori i pallet. Là mi sa che ha un pallet. Finestra. No. Là c'è il pallet. Camperalo, camperalo il pallet. Camperalo pure. Come cazzo? Ma... dov'era? Ah, brava. Forse era un po' più indietro. Qua è stata brava. Però inizia a rompermi i coglioni, eh. Inizia a darmi un po' fastidio questa sopravvissuta. Inizia a darmi particolarmente fastidio. Guardate. Mamma mia, costi cazzo di pallet però, ragazzi, veramente. Senza i pallet non sanno giocare. Dai, tiralo. Stavolta no, però. Nel mentre l'altro ha finito il gen. E qua ho giocato male. Ho giocato davvero male. Ma dai, non rompere i coglioni, fatti appendere. È anche molto buono anche in Go col mandriano, perché andate velocemente con la motosega, scalciate il gen dopo che avete appeso un survivor. Proviamo a tornare al gancio, va? Infatti l'ha sganciata. Può essere ovunque adesso, non so dove sia andata. A volte si mettono qua per dire. Probabilmente questa adesso aspetta, non so se va a salvare. Oh, l'ho vista. Non ci sono pallet qua, mi dispiace. Mi dispiace davvero, ma non hai pallet, quindi mi dispiace signorina, ma non ci sono pallet. Prendiamola là che prendiamo più punti. Questi qua sono i ganci, quelli dell'evento che c'è adesso di Halloween. Beh, però ci mette un bel po' comunque la motosega solo a riscaldarsi, dai. Non avrei mai detto 4 su 4, sì, non erano bravissimi, ma non erano neanche scarsi scarsi, eh. Cavolo, guardate, rank rossi, sì, rank rossi che però... cioè, questi se c'avevo il mio main alla legione, lì... mi facevano veramente pochi gen, eh. Ah, poi c'è stato, è vero, anch'io ero rosso fino a poco tempo fa. Minchia, fino a cenere sono tornato? Figa? Vabbè. Tanto sti cazzi il rango, cioè. Beh, devo dire che sono piuttosto soddisfatto. Io ne farei un'altra e poi basta, di partita.
Mettiamo sempre questo, che è molto buono. Questi due sono una buona coppia, secondo me, di accessori. Che mappe c'ho? Potrei mettere la fattoria Coldwind. Coldwind, scusate, ho pronunciato male forse. Tra l'altro è la mappa proprio del Mandriano, la fattoria. Però potrei pentirmene perché lì c'è il grano e quindi nel grano diventa un po' difficoltoso poi colpirli perché vi fanno a destra e a sinistra con la visuale e vi confondete, ma comunque, ma sì, mettiamola, dai. Tanto per. È un bel killer, diciamo che a me non mi fa impazzire, ecco, ma a mio gusto personale. Preferisco Legione, Maiale, Ghostface. I gemelli mi piacciono veramente tanto, sono veramente dei bei killer. L'Araldo mi piace molto, ma mira meglio mia nonna. Cioè, io miro male con l'Araldo. Lo usavo meglio ai tempi, quando era appena uscito. Quanto abbiamo di video? Sì, ci sto dentro, dai, mezz'ora ancora di tempo. Ultima partita questa. Dicevo, qua con la motosega è facile sbagliare nel grano. Parte che anche col colpo normale dell'arma base è facile sbagliare. Vi confondete magari, vi impallano la visuale. Ma in ogni caso, la fattoria rimane una delle mie mappe preferite. Però è impercettibile, non parte subito quando effettuate lo scatto, ho visto che parte dopo, eh. Guardate. Vedete, non è partito ancora, adesso è impercettibile. Ah. Buono. Sì, come no. Avrei dovuto mettere resistente alla luce, però. Vediamo un po' come giocano, questo avrà il pallet sicuro. E camperanno i pallet. E camperanno i pallet. Ok, di là è andata. Adesso la prendiamo, a meno che non trova un pallet. E uno. Poi ste torce, cazzo. Vediamo. Ma è seria questa? Seriamente lo stai facendo? Colpiamola così perché mi ha rotto i coglioni. T'ho fregato, eh. Potete usarla anche per farle finta la motosega. Ok. Ovviamente non campero perché insomma camperare col Mandriano mi sembra un po' assurdo.
Vabbè, sì, all'inizio, se siete dei neofiti potete farlo. Il problema è che poi vi fanno tutti i gen. Andiamo ad andare qua. No. Quattro per quattro è un grande loop, eh. È un gran bel loop. Eh no, camperare il palletto non va bene, te l'ho già detto. Cioè, non è che non va bene, so come fare per colpirli e sì, mi ha stordito, ma l'ho colpita. Allora, prendiamo la quava. Andiamo subito sugli altri gen, vediamo dove stanno lavorando. Ok. Mamma, quasi la prendevo, ragazzi! Facciamo così, guardate che loop che ha qua, guardate. Guardate che roba. Guardate, guardate che roba. Cioè, capite che se uno è bravo a loopare. Cioè, a parte che non ci vuole una scienza a fare a loopare, eh. Non ci vuole troppo. Ok. Per quello dico, io diminuirei di un bel po' i loop del gioco. Cioè, non tutti, ma alcuni sì, alcuni sono esagerati. Quello ancora ancora, quel loop là, vabbè. Ci poteva stare, ma. Grazie. Oh, bene, fretta. Chi è che è nel basement? Ma seriamente? Ma seriamente? Vabbè, contenta lei. Contenti tutti. Contenta te che sei stata nel basement. Questo è un pessimo errore. Stare nel basement. Ok. Ma tutto sommato non sta andando proprio male, eh. Qua c'è. Cazzo, era là. Vediamo se fa il giro. Spaccate anche i muri che rompono i coglioni alcuni. Si è buttata giù, avete sentito? Buono, qua ho fatto un buon colpo. Vabbè, lei non è stata bravissima, c'è da dire, nel movimento. Morta, teoria. No, secondo stadio. Potevo anche camperare. Ok, l'ho vista. Tunneliamola, dai.
Qua c'è qualcuno? No. Riesco, vediamo dove è andata. Qua. Di qua. Alla 4x4. Adesso la prendiamo. Ma no! Vedete che vi impallano la visuale? Ah, che palle! No, nel basement, prendiamola qua, va. Cazzo, mi hanno fatto il gem, porca puttana. A parte che gliene mancano tre. Ecco. Finestra, no, quello è un loot forte. No. Ho sbagliato. Adesso va il pallet. Mamma mia. Hanno sganciato la tizia, ok. Ciao. Allora, vediamo. No! Ah, quasi! Scavalchi? Brava! Vai, scavalca ancora. Qua ci voleva inganno. Dietro. Infatti, di qua è andata. Vediamo cosa fa. Brava. Qua c'è ancora il pallet. Qua è difficile prenderla. Vabbè, glielo faccio tirare sto pallet, ragazzi, perché sennò stiamo qua 2 ore. Cioè, guardate questo loop, capite che anche se il killer è bravo, viene tenuto comunque il loop. Per quello dico che i loop li devono diminuire, cioè, veramente. T'ho fregato stavolta. Decisive, probabilmente. No? Ma che bello, c'è un gancettino qua. Vediamo se trovo la botola, ma dubito. Di solito è in mezzo al grano, può essere ovunque, ma... Vabbè, 3 su 4 mi va bene. Poi con un killer che non uso mai, quindi... A maggior ragione. Oh! Brava che sei. Sei bravissima, senza i pallet però non fai niente, lo sai. Dai, tira anche questo. Tiralo. Devi tirarlo. Brava. Beh, che è andata. Qua. Ok, si è girata indietro. No, è qua.
No, non riesco. Dai, prendiamola con l'arma base perché mi sono rotto il cazzo, ragazzi. Sono rotto veramente i coglioni. No, non riesco. Brava. Capite che veramente alcuni lupi devono diminuire, cioè è un fattore oggettivo secondo me. Grazie al cazzo che poi i survivor tengono 2 ore i killer, cioè. Ok, è andata di là. Ma dai, ma che merda, eh? Op, op, dai, op. Hai capito che devi andare da un'altra parte? Sì, vai a quel pallet lì. Era ora che ti arrendevi. Sì, a dire il vero potevo lasciargli anche la botola perché è stata brava, eh. Facciamo questo. Vedete che nel grano è un casino usare la motosega. Anche per i killer bravi col mandriano, secondo me è difficile. Anche perché la usate, vedete, se il sopravvissuto fa un giro non lo vedete, cioè. Pensavo peggio, dai, buono. 2 volte 4 su 4, non mi posso lamentare. Ok. Altri 2 rank 1. Sì, che non mi sembra che giocavano come dei rank 1, però vabbè. Ah, è buono. Bene, ragazzi, io spero che anche questa guida del Dead by Daylight su Mandriano vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima. Bella lì.